Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Cacio e Pepe. Oggi porteremo Graveyard Keeper, un giochino ancora in alfa, che uscirà ufficialmente su Steam il 15 agosto. Vi porterà ad essere letteralmente un custode del cimitero. È un giochino dove devi gestire un cimitero e tutto ciò che lo circonda. Molto simile a Stardew Valley, con una cosa un po' più, una trama un po' più cupa. Andiamola a vedere un po' più nel dettaglio. Play New Game. Il gioco è ancora in alfa, acquistabile dal sito proprio degli sviluppatori a 25 euro per chi lo volesse, e ed è acquistabile sia tramite ed è acquistabile sia la chiave dell'alfa sia il gioco completo a questa cifra. Siamo morti? Cercherò di non leggere i dialoghi, ma li spiegherò una volta finiti, per essere il più immersivi possibile con questo gameplay walkthrough. Ok, quindi qui inizio il gioco dentro questa casetta alle fattezze molto medievali. Cosa è successo? Siamo usciti per andare a comprare il latte e è molto particolare il fatto che il commesso si chiama Gary con la A e noi dobbiamo andare a dissotterrare Gary con la E. E magari è proprio una cosa fatta apposta, perché altrimenti in una grafica così a pixelata non... No, avrebbero semplicemente nascosto il nome del commesso con pixel. Quindi probabilmente noi siamo morti. In questo momento noi siamo morti. Attraversando la strada siamo stati investiti. La morte ha deciso di darci una seconda possibilità. Come ha deciso di darci una seconda possibilità? Facendoci probabilmente tornare indietro nel tempo, perché qui siamo in una casa dalle fattezze medievali, tavolo da cucina piuttosto rudimentale, una camera spoglia, senza comfort, senza niente, e dobbiamo essere dei bravi custodi del cimitero per riuscire a tornare a casa. E ci è detto che dobbiamo dissotterrare Gary, magari è lo stesso Gary commesso del cimitero? Andiamo a vedere. Comandi WASD. Ok, non è un punto e clicca, quindi classico comando WASD. Qui c'è un... Ok, quindi qui probabilmente, come su Stardew Valley, dovremmo mettere legna e pietre. Andiamo a dissotterrare il Gary che è sotterrato dietro casa. Come parlano? Holy Sard.
Probabilmente il vecchio Jerry era il vecchio Graveyard Keeper morto e noi l'abbiamo dissotterrato perché sarà il nostro maestro. Non voglio spaventare quella povera cosa. Un ciochino. Lo chiameremo Serafino. Quanto è carino. Dunky. Ah, ma è parlante. Quindi probabilmente in pochi riescono a sentirlo. Tu puoi capirmi. What a strange land this is. In poche parole, il ciuchino ci porterà, il somaro ci porterà dei corpi freschi e nuovi sempre. I am going to puke. Credo di star per vomitare. Prendiamolo. Entriamo. Sei proprio un obitorio malmezzo, però, eh? Feels like home. Meno male. Pensa un po' se non fosse casa. Put the body on the autopsy table. Devo... ho capito bene, devo tagliare qualche pezzo di carne da questo corpo. Cannibalismo? Quindi per tornare a casa dovrei semplicemente portare questa carne alla taverna del villaggio per una birra. I teschi parlanti non mentono mai. Allora, abbiamo sbloccato delle nuove tecnologie, il blueprint per il tavolo di preparazione, per il pallet, che credo sia qualcosa per poggiare il cadavere, e posso estrarre la carne.
ne approfitto per questo, di questo secondo di pausa per dire che il ciuchino si è lamentato dei capitalisti bastardi che lo fanno lavorare per sole 5 carote al giorno e che probabilmente solo noi riusciamo a capire quello che lui dice veramente. E probabilmente Gary sa perché noi siamo qui. Chissà che non ci sia un collegamento tra il Gary del negozio e questo Gary. Vabbè. Talk no put. Ah, quanto è fatto bene questo corpo? Bellissimo. Flash. Extract flash. Estraiamo della flash. È veramente disgustoso. Sì, infatti, cosa ci bisogna fare? Cosa bisogna farci adesso con il corpo? Bisogna semplicemente seppellirlo. Parlano tutti blablabla. L'asino invece con il verso. Allora, take out. Ok, andiamo. Oh, exit. Oh, nebbia. Nebbia molto fitta, tra l'altro. Scusate. Qua. Ciao Gary. Ciao. Devo parlare con te. Quindi è ora di seppellirlo. Ok, devo usare il tavolo per marcare un territorio, un punto dove scavare la tomba. Poi devo carefully, che scommetto non sarà veramente molto carefully, mettere il corpo nella tomba e poi seppellirlo e decorarla. Attenzione, non usare teschi di capra o stelle a testa in giù per decorazione. Bellissimo. Spettacolare. Rust shovel. Bene, gravesite. È indifferente? Pare che sia indifferente. Allora, mettiamolo qua. Ok. Sotterriamolo. Beh, non è così difficile fare il custode del cimitero. Ah, ho preso un qualcosa. Un burial certificate. Un certificato di morte, probabilmente. I remember money alcohol. Quindi probabilmente questi certificati li possiamo vendere. O un prete. Ok, ciao Gary. Guarda come salta. Questo tizio non ha molto l'aria di essere un buon uomo di chiesa. Come che parla questo? Ok, quindi devo sistemare il cimitero che fa abbastanza schifo, secondo lui. Core location name, important location information, ok. Devo riparare le tombe. Ok. Ho imparato una nuova cosa per fare le... queste qui, credo che siano. Le croci di legno. Ok, sarò promosso a chierico quando il cimitero arriverà a 5. 5 di cosa? Ora lo scopriremo. Ok. Come here, every... questo cos'è? Un sole? Una luna? Un qualcosa?
Ho mangiato qualcosa? Oh. No, decisamente non è un uomo di chiesa. Sta dicendo che questa è parte del suo dovere, la parte non piacevole del suo dovere. E non sa molto riguardo le tradizioni e i rituali. Ed è qui solo per rappresentare la sua maestosità e la sua gloria. Ma io non sono il keeper. Mi ha forzato a sezionare un cadavere. Eccotene una. Who is BB? Non lo so. Ah, cioè, pensa che sia uno scherzo. Blessed and beautiful. È un, veramente un pochino. Ridiamo, dai. How can I fix the graveyard? Me l'ha già detto. Vabbè, ciao. Ok. Ah, ok. Questa è la parte del tutorial sul crafting. Ok, che per craftare nuove cose ho bisogno di sbloccare la tecnologia apposita. Questo costerà dei punti tecnologia. I punti rossi rappresentano la tua manualità, ok? I punti verdi rappresentano la conoscenza sulla natura. Non so come si ottiene, tenga. I punti blu rappresentano la conoscenza spirituale. Quindi, probabilmente sulla chiesa. Ok, perfetto. Ho imparato altre cose. Ah, e questo è l'albero delle tecnologie. Molto carino. Smiting. Ok, solo smiting. Tutto bloccato. Farming, idem. Book writing, idem. Theology, idem. Anatomia. Ah, posso estrarre anche le altre cose. Bene, ok. Ci sono alcuni oggetti che non sono possibili da imparare. Not available in alpha version. Vabbè, ovviamente non è che posso mettere il gioco completo nella versione alpha, anche se credo che probabilmente cambierà anche qualcosa a livello di storia. Allora, vediamo un po'. Questo è il trunk, che è una sorta di chest. Wood repair kit, ok. Stone Repair Kit. Ah, con il tasto destro ne prendo uno singolo. Quindi senza che faccio tutto quello. Tasto destro del mouse, quindi faccio così e mi prendo tutto. Esc. Benissimo. La freccia mi dice che devo tornare a casa. Questo. Ah! Posso pulire casa. Vabbè, il cimitero, intanto posso continuare a pulirlo. Ah, aspetta, aspetta, eccolo cos'è la qualità del cimitero, che ora è a meno 27 e devo portarla a più 5. Ah, chissà come farò a portarla a più 5. Sarà veramente un durissimo lavoro. Adesso mi sta portando fuori casa. Probabilmente mi porterà alla città. Vediamo, qui questo è dove praticamente sono, nel trepuntino. Questo cos'è? Witch Hill. Ah, la collina delle streghe. Bene. Andiamo, andiamo. Oh, quanto devo camminare? The village, non è la città, è il villaggio. Siamo al villaggio. Qui? Dead Horse. Ok. Dead Horse. Mamma mia.
non è solo il cavallo a essere morto, anche questo posto è abbastanza morto. Ehi, sembra molto una casa romana. Per la piscina, la fontana al centro, le colonne. Assomiglia molto a una casa romana. Andiamo a vedere dentro. Ok, questo tizio vuole parlare con noi probabilmente. Bar. Ciao, Radric. Mi sono svegliato là al cimitero oggi e le cose hanno cominciato ad andare follemente da allora. Questo non fa blu 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 blu, non fa rumori strani, parla in silenzio. Ah, devo essere io ad aprire la chiesa? Cioè lui mi sta chiedendo quando programmerò di aprire la chiesa. Io gli rispondo che devo prima sistemare il cimitero. È da un po' che nessuno si prende cura del cimitero, quindi probabilmente Gary è morto da un po'. How can I help you? Andiamo in ordine di altezza. Certificato di morte. In accordo con l'antico contratto, addirittura, posso vendere il certificato di morte per soldi. Chissà che ci fanno con il certificato di morte. Only if I have any money. Ah, ok, quindi sono semplicemente a corto di soldi. Beh, siete, questo posto è una catapecchia. Questo è riparato con lo spago. Ok. Quindi quando aprirò la chiesa i pellegrini arriveranno a fiotti e con soldi scintillanti. Questo sta veramente cadendo a pezzi. Veramente. Ragnatele ovunque. Qui penso sia vomito. Ok. Ask how you can get home. Ora lo chiedo anche a lui. My darling will be so worried. Il mio amore sarà sicuramente preoccupata. Sei al cavallo morto, giustamente. Tu lo stai chiedendo a un paesanotto, ragazzo. Probabilmente ho viaggiato attraverso il tempo. È la stessa cosa che abbiamo pensato un po' tutti. Che anno è questo? Addio, che spettacolo. Cos'è il tempo? Gli ha spiegato scientificamente cos'è il tempo. E il barista gli ha risposto che abbiamo ascoltato le follie dell'astrologo e che tutti quanti sanno che in realtà la Terra è piatta, ma non tonda. E che l'anno è il 1204 dopo l'antico contratto. Quindi non siamo, probabilmente siamo anche in un'altra realtà. Il nome del regno è il Regno, e che è assolutamente non amato al villaggio. Bene, magari forse per le tasse, per qualche altra cosa. Some fresh meat. Sicuramente la fresh meat. Voglio vendere la carne d'uomo. Ah, Royal Meat Stamp on it. Niente, lo stampo regale su questa carne. Nuova task, find the stamp and sell meat to Roderick. Praticamente avranno avuto dei problemi con il vecchio custode del cimitero che vendeva loro la carne d'uomo, umana. E quindi Oradric ha detto che in passato hanno avuto problemi con carne
di provenienza di strana provenienza, diciamo fallata, per non dire umana, non voleva dire umana, e da allora il regno ha deciso che qualsiasi pezzo di carne deve essere venduto solo ed esclusivamente con l'apposito stampo sopra, altrimenti non può essere venduta. Che spettacolo! Questi sono praticamente cannibali e nemmeno lo sanno. Hai lo stampo? No. It really looks good. Oh mio Dio, che schifo. Quella è carne d'uomo, come puoi dire che è bellissima? Dai, su, dammi questo stampo che voglio vendere la carne. Ok, posso inviare una richiesta alla mailbox vicino alla chiesa. Che probabilmente non posso fare finché non aprirò la chiesa. Credo di aver capito anche qual è la mailbox. C'è un'altra via. La dirò solo perché siamo vicini. Quindi questo Snake ci può procurare uno stampo regale fasullo. Però che strano, stranamente non si vede in città da un po' di tempo. E posso chiedere a Miss Charm che verrà ogni giorno della donna? Ogni Women Day? Diciamo che il giorno in cui viene il prete è il Sunday. Il giorno del sole, perché quello sembra più un sole. Questo è il Woman Day, Wednesday, Wednesday Trade. Vediamo un po' che cosa possiamo vendere. Oh, Keeper, okay. Devo portare. Ah, che bello! Queste sono le missioni più belle dei GDR. Portare oggetti da una parte all'altra della mappa senza effettivamente fare qualcosa di. Sure, when I can find him. All'angolo sud-est del villaggio. Posso vendere il certificato di morte per un argento e 50 bronzi. Vendiamolo. Package of meat. Posso comprarlo. Allora, tier 1. Ah, questo quindi è il tier 1 che posso comprare gli oggetti di tier 1 da Oradric. Posso però. Potrò poi comprare oggetti di tier 2 una volta che con Oradric avrò ottenuto il livello 2, quindi posso potenziare probabilmente il livello di commercio. Ho detto sud-est, quindi noi andiamo a sud-est. Sarai tu il fabbro? Sì. Ah, un po' scorbutico il tizio. Ah, che bello come muove i baffi, però lui non parla. Quindi solo alcuni personaggi parlano. Sfortunatamente sono il Fabbro, il mio nome è Creswold. Tieni la lettera, Creswold. E non può prendersi la bega di venire da solo. Le vecchie abitudini non muoiono mai. Invece la sua nuova abitudine è quella di essere scorbutico. Slimes again. Ma quindi nella lettera probabilmente c'è scritto ci sono degli slime. Non so cosa siano.
Pesky Little Green Bastards. Queste sono delle creature. Posso riparare gli oggetti rotti? Con una whetstone, al grinder giusto dietro di lui. Perfetto. Eccola qua, spada rotta, l'energy pot. Ne avrò bisogno per riparare i miei oggetti qualche volta. Ok, perfetto. Ok, devo uccidere... Ah, quindi si attacca solo qui. Cioè, si attacca anche in questo gioco, non si costruisce e si sotterrano poveri cadaveri dopo aver preso la carne. Però la carne credo che non sia più il caso di prenderla, perché... posso anche sotterrarli, posso evitare questo strazio di togliere carne, perché per ora non la posso vendere. Le azioni mi costano energia, come credo di aver intuito. Craftare, raccogliere, combattere prende energia, e combattere è anche conosciuto come perdere, prendere vita. Ah, ok, bene, quindi... io, oltre che energia, questa è una battuta, oltre che energia, che combattendo perdo anche la vita. Posso refullarmi la vita e l'energia con cibo e pozioni. Quindi premendo tab, brutto il tasto tab, dormendo potrò recuperare vita e energia allo stesso modo come con il cibo. Allora, ho sbloccato un'altra cosa. Asking where to find metal ore, quindi dove posso trovare minerali di metallo. C'è un grande swamp to the west, quindi a ovest, dopo il fiume, che noi non abbiamo ancora incontrato il fiume, quindi... probabilmente più a ovest rispetto al cimitero. Ero solito. Before the bridge collapsed. Quindi è caduto un... una pietra. Ok, diciamo un minerale di acciaio. Lo swamp e l'acciaio. Ok, le pietre, va bene. Diciamo le pietre. Trade, niente. Ok. Benissimo. Oh, salve. Ah, che figata. Quindi praticamente sono quelli gli slime, oggetti mostriciattoli verdi saltellanti. Quindi con tab apro l'inventario. No, con tab apro le tecnologie. Vediamo un po' se la classica I. Ok. Però posso muovermi tranquillamente da qui. Ah, non NPCs. Quindi da qui posso vedere anche le missioni che ho da fare. Danky! Lo chiameremo noi, per conto nostro, lo chiameremo Serafino. Ok. Ho sconfitto gli slime, dammi qualcosa. Quindi mi hai regalato la whetstone, non è più un prestito, me l'hai regalata. Ok. Locked in alpha version. Ok, benissimo. Quindi c'era un'altra cosa che potevo fare, ma è bloccata nella versione alpha. E noi ce ne torniamo amabilmente a casa a dormire, perché abbiamo veramente poca energia. Chissà che cosa possiamo fare con questa poca energia. Mi piace molto la musichina. È molto, molto immersiva. Poi mi piace. Ha delle toppe. Mi piace il vestito molto. La cinta fatta di canapa. I capelli, la barba. È fatto molto bene il personaggio. Poi ha delle toppe verdi sui gomiti. I pantaloni viola. È molto. Diciamo che è il classico paesanotto. Scamier, ok, dimmi. Bla bla bla. Bla
Ricordo che c'è una cantina nel tuo cottage. Alcune provviste dovrebbero essere stoccate lì. Ok, io ho sbloccato una nuova tecnologia che posso prendere funghi, mele e bacche. Perfetto. Vuole una birra. Do I look right like a magic hat with answers? Sembro una testa magica con le risposte. Beh, tecnicamente sì. No beer, no answers. Molto furba la testina. Che sparisce così, non è che cammina. Compare e scompare. Veramente magica questa testina. Vediamo la destra, perché questa mi sembra una strada divisa dallo spartitraffico, quindi non si sa mai. Magari stiamo andando contro mano prima. Se io vado di qua, qui in Inghilterra, con la guida a sinistra, e noi invece siamo europei, andiamo con la guida a destra. Badum badum badu di dum bu. Cosa? Probabile stia cantando. Che vuoi? Oh, scusa, non faccio più. Va bene. Demon say that you're worth talking to. Ciao! Mi ha veramente trattato a pesci in faccia. Questa musica sembra molto soft. Da quasi telenovela anni 80, no? Che primitivo. Oh, ma vaffanculo. Io sono un molto sono un poeta molto conosciuto in piccoli circoli. Ma vai a cagare, Wagner. Guarda, guarda come ci chiede di prendere carta e inchiostro, eh. Ecco. Classico. New task. Dove la possiamo trovare? In your church you can make it. A skillful man such as you can surely do it easily. Cioè prima mi offendi e poi mi lecchi. Mi lecchi in fondo schiena. Ok, posso andare a parlare anche con l'astrologo per chiedergli un po' di carta e inchiostro. Ha anche combattuto con l'astrologo, chissà per quale motivo. Glielo chiederemo. Chiediamo qualcosa riguardo l'astrologo. È vecchio e matto. Quindi praticamente lui dice che dobbiamo rimediargli degli inchiostro e della carta. E che possiamo rimediarla nella chiesa, quindi una volta aperta, o dall'astrologo. Il quale ha studiato per 3 anni alla città ed è tornato completamente matto perché pensa che la terra sia tonda. Veramente è tonda. L'astrologo matto e il guardiano del cimitero. Due uomini folli. Madonna. Ecco me for... Mamma mia. Questo è un pensiero. Must be the smartest man around. Ok. Dovrebbe essere l'uomo più
intelligente qui vicino. Ok. La lighthouse. E noi lo troveremo tutto a est. Ok. Se sono chiacchiere, non ci interessa. Torniamo da Oradric che voleva parlarci. Va bene. Oh, una birra. E abbiamo completato una missione. Grazie. Ora posso portare la birra al mio caro amichetto. E amico, non so se è tanto amico. Gary. E con questa camminata e musichetta di sottofondo, ragazzi, io vi saluto. Non dimenticate di mettere like a questo video se vi è piaciuto. Commentate e fatemi sapere se volete una serie o meno. Sottoscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E mi raccomando, seguitemi anche sugli altri social e tutti gli altri canali. È stato un piacere, ragazzi. Ciao!